credi in Gesù per essere salvato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Giovanni 6, 37, 40. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, poiché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Amen. Carissimi, oggi chiaramente, che è un giorno speciale, particolare, vogliamo prendere questa parola consegnataci dalla liturgia per riflettere sulla nostra vita, per riflettere sulla vita eterna, per riflettere sul fatto che questa vita che viviamo è soltanto un pellegrinaggio verso ciò che sarà per sempre. In Giovanni 6, ed è un discorso fatto subito dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando Gesù dice e sta per dire soprattutto io sono il pane vivo disceso dal cielo, si trova di fronte a giudei che non credono, che erano dubbiosi, incerti. Gesù dice sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre. E la volontà del Padre, dice, è che non si perda nessuno, ma anzi vengano risuscitati nell'ultimo giorno. È la buona notizia, è la buona novella. Questo è il Vangelo puro, genuino e puro kerygma, cioè Gesù è la risposta del Padre al peccato dell'uomo. Il Padre ci dona sempre l'amore e nell'amore c'è la libertà. Libertà significa che se vuoi peccare, sbagliare, andare contro Dio, puoi farlo. E se vuoi seguire Dio, certamente meglio fallo sapendo che ci saranno tante situazioni che ti contamineranno, che freneranno il tuo cammino spirituale a causa del peccato, a causa dei desideri della carne. Ecco che Gesù dice, io sono venuto per aiutare te, perché da solo non ce la puoi fare e la volontà del Padre è che tu sia salvo e che tu sia salvato e che tu viva per sempre. Gesù dice, non vuole il Padre che nessuno si perda. Non vuole che tu ti perda, che io mi perda. Anzi, dice, il Padre vuole che chi vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Vedere il Figlio, credere in Lui. Il verbo vedere è un verbo molto simile all'incontrare, sperimentare. Incontrare Cristo qui, oggi, nella nostra vita. Incontrarlo e credere in Lui. Credere significa mi affido a te. In te sono salvo. In te voglio trovare ciò che il mondo non mi può dare. In te trovo la pienezza di tutti i vuoti nel mio cuore, nella mia psiche, nella mia famiglia, nella mia vita. Oh, senza di te, dice Giovanni 15, non possiamo fare nulla senza di te, Gesù. E credo che tu mi riempi, mi doni il pane vivo, mi doni l'acqua viva che mi disseta e che mi sazia. E Lui ci risusciterà nell'ultimo giorno. Fratelli e sorelle, oggi siamo chiamati ad essere coraggiosi, a credere in Lui,
e ad invocare il suo Spirito Santo per fare una nuova esperienza. Questa è la volontà del Padre, che ciascuno dei suoi figli che hanno accolto Gesù possano sperimentare il dono della salvezza, una salvezza che già qui sulla terra si fa sentire, altrimenti sarebbe una fede proprio triste non provare nulla. Ma Dio vuole che tu e io sperimentiamo i frutti dello Spirito, del Regno di Dio: amore, pace, gioia, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé, comunità. Questo è già parte del Regno di Dio. Ecco la volontà di Dio, e che sia anche la nostra. Allora gli diciamo: Spirito Santo, vieni nella mia vita, Spirito Santo, tocca il mio cuore, Spirito Santo, ho bisogno di te, vieni oggi Spirito Santo, affinché io faccia questa esperienza che il Padre mi ama, il Padre ha mandato Gesù per salvarmi, per tirarmi fuori dalle tenebre, dai miei vizi, da tutto ciò che mi ha indebolito. Spirito Santo, vieni, guarisci il mio cuore, guarisci tutte le aree della mia vita. Spirito Santo, porta la luce nella mia casa. Spirito Santo, porta la speranza di appartenere a Dio e di vivere per sempre in Lui con tutti i miei cari. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete questo bellissimo slogan di oggi: credi in Gesù per essere salvato. Fai questo gesto oggi, la tua professione di fede, prendi in mano la Bibbia, la parola, e proclama che Gesù è la tua salvezza, il tuo Salvatore, il tuo Signore, e sarai strabenedetto in tutte le aree della tua vita. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Per coloro che sono nel nord Italia, avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona, domenica 12 gennaio, il corso Preghiera e Animazione Carismatica. Un corso dove noi proporremo, alla luce della nostra esperienza come Coinonia Giovanni Battista, la preghiera nello Spirito Santo, usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi.